non fare sei tu che devi regolarlo. No, lui si guarda intorno. È sempre quello. No, no, e poi cioè, sei tu che devi ricaricare il microfono. Bravo, bravo. Mi piace. In sto studio. Buongiorno a tutti, il microfono è una merda, sono le 2:01, inizia lo zoo. Andiamo, vai. Attenzione. 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 Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Bene, bene, bene. Molto benissimo. Sì. Oggi ho voglia di parlare sbagliato, ok? Sì. Posso, vero? Certo. Tanto la media dei nostri ascoltatori sono come Ennio. Cioè? Quindi va forte la cosa. No. O forse perché Wender che scrive è un ignorantone. Ah, in regia, ancora vivo, Antonio Summa. Sì. Con lui nella stanza degli odori, Mauro Mauro. Oh, yeah. Dalla parte dei microfoni, Letizia Gennaro. Stupenda. Ogni giorno vestita sempre più estiva. Sì, ma sì. Lei è così. Più ci avviciniamo all'inverno e più sfoggia i suoi zoccoli di legno. Non solo. E poi Fabio Giappone, Giappone Alisei. Eccomi. Hai ancora asciugato tutti con sto Giappone? No, oggi no. Mamma mia. No, oggi no. Tutto il giorno nei corridoi a raccontare la sua vacanza di tetti e birra. Ma no! Che stufone. E poi, malgrado tutto, Paolo Nois. Terroncello. Tutto bene? Dai, dai. E poi ancora in onda con noi, ma in onda intendo dire con noi in studio a Milano, c'è Marco Mazzoli. Sera, lo sai che il 7 di ottobre farai una serata con Wender e Pippo Palmieri ad Ancona? Sì, lo so. Preparati, perché dopo la serata si andrà a... Si andrà a... È classico ad Ancona. Ma c'è qua mia moglie, non è che posso... Appunto cosa? Nel mondo che non ha regole. Due ore in good times, due ore in good times, due ore in good tango. Non ti molla mai, non ti molla mai, non ti molla mai. The 105 Zoo. Che bella gente! Schifo. Sono un ballerino nato. Lo Zoo di 105. Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia. Buongiorno Italia. Buongiorno, benvenuti, buongiorno, ciao Mauro. Come buongiorno, va? Bene, bene, bene. Strano che il ragazzo si impegna, hai visto? Cazzo si impegna. Fa finta di scrivere. Sì. Come faccio finta? Sì, va in giro per i corridoi con altri elementi dello zoo che non fanno un cazzo. È sempre giù a fumare, sempre. Comunque, la domanda del giorno è, ed eravamo in ufficio a riflettere su questa roba, no? Ci guardavamo noi tre che ormai siamo, diciamo, i vecchi, no? Gli storici di questo programma. Perché non esiste nessun altro come noi? Esatto. Cioè, perché fa? Polvere di stelle, polvere di stelle. È una roba. Cioè, noi proviamo ad assumere gente giovane. Ma tu provi. Mi mandano robe nuove. Fa tutto schifo, non tutto sono capace. Cagare. Perché? Perché non fate ridere mai? Ma perché? Perché sono toscano. Ah, no, non è vero. Ma Mauro ogni tanto ci prova, ci dà. Ma secondo me, sai cos'è? Che manca l'impegno. Sì. I ragazzi di oggi pensano che arrivare al successo o riuscire ad ottenere dei risultati sia una roba facile, come fare saluto Antonio e diventi famoso in tutto. La continuità. Quella che manca. Cioè, come se fosse diventato famoso uno che fa così con le mani. Ma quando mai è successo? Vabbè, ma vedi, allora di Cabi Labe, cioè Lame. Non lo so. Cabi qualcosa. Quello scuro che fa le robe strane. Abi, esatto. Abi. Cioè, quella roba lì è unica, è un colpo di culo che capita a uno nel mondo e vabbè, è andata bene.
Però cosa? Sulla cosa? Continuità ho da dire una cosa. Anch'io, cioè, tante. Dipende dal punto di vista che si prende. Io mi sono impegnato dal giorno uno della mia vita a fare schifo. Ok. Posso dire di esserci riuscito? Sì, sei bravo. Allora, senti, ho un quesito. È arrivata una foto, me l'ha mandata un mio amico stamattina. Sì. Allora, la foto ritrae due tette bellissime, sì, veramente belle. Sì. Molto una donna bella. Nuda. Una donna nuda, però non si vede la faccia, no? Appoggiata a un bancone. Sì. Di fianco a lei c'è una birra ghiacciata. Sì. E, vabbè, io non sono carnivoro, però c'è un bel pezzettone di carne. È un filetto, un filetto. È un filetto davanti. Cotto e c'è bene. Scritto, caro amico, ci sono momenti nella vita che la gente non sa da dove cominciare. Esatto. E io ho iniziato il quesito, ho detto, tu da che parte cominceresti? Tette. Tutti ha risposto tette. Dalle tette, certo. Ma scusa, si raffredda la bistecca, frega, però. Frega, sei cazzi, con delle tette così sono impegnato a mezza giornata. Questa è un po' come la prova di come ti guardi le unghie, ho paura, però. Rispondere con la carne forse non è molto maschio. Ma io non ho detto niente. Scusate, scusate. Lui cominciava da pulire il tavolo. Che cazzo vuol dire da come ti guardi le unghie? Voi l'avete capito? Come ti guardi le unghie tu? Come ti guardi le unghie? Così. È un po' da donna, sì. Uno che si guarda le unghie così è da donna. Gli uomini le unghie le guardano piegando le dita verso l'interno, i maschi. I veri alfa dominanti. Culatone! Così le unghie le guardi quando ti sei pulito, le orecchie, i piedi. Da uomo, da maschio alfa. Wey, fro Cheyenne, com'è che te le guardi? Quando fai allora, secondo una teoria, secondo gli studiosi, se tu per guardarti le unghie praticamente allunghi la mano verso il tuo volto, un po' inarcata verso l'alto, significa che c'hai due punti di recchia. Ma è una cazzata. Cagare, la vera domanda è come prendi il cazzo nel culo? Lì capisci? No? Anche meno. È una domanda insolita. Ho pensato che avrei dovuto creare una figura un pochino... Mauro, credo che dal momento in cui tu accetti di prendere un aggeggio maschile nell'ano, già... Maniera estremamente virile. No, esatto. È una cosa, può essere anche una forma di pagamento. È il boss. È un fatto culturale. Che senso? L'ano potrebbe essere la tua banca. Ma no. Sì, è una cassa continua. È un conto deposito. In un mondo post-atomico, il tuo ano potrebbe essere la tua stazione di rifornimento. Vabbè, dicono che nel futuro ci metteranno dei chip sotto pelle, pagherai con le mani, quindi il culo può diventare... Se lo scegli come pagare. Che poi, tra l'altro, ragazzi, allora l'ano, io so che tanti uomini adorano... Allora, io ti devo dire, lo ammetto, cioè in alcuni momenti della performance sessuale, comunque la stimolazione anale ha una sua importanza. Ah, la tua! Sì, il di dar culo, quello stavo a parlare io. Sì, io dicevo che ci sono uomini a cui piace fare l'amore con una donna, però attraverso la... Sì, beh, sì. Sesso, però secondo me il sesso anale non è tanto piacevole dal punto di vista fisico, è il senso di dominazione che ti dà penetrare la donna nell'orifizio meno usuale. Cioè, capito? Te piace ricevere una citofonata fa piacere, cioè, io sono lì che penso, dico, cosa ho ordinato su Amazon? E arriva il corriere, capito? Sì, ma l'unghia poi come la guardi? Ma non il mio, no, non lo faccio da solo. C'è l'effetto totale. Rocco Siffredi ci raccontava, perché uno pensa, comunque è uno scarico quello, cioè non è stato studiato. Ma anche davanti è uno scarico. Sì, però scarichi perché devi scaricare anche altro per mettere al mondo i bambini. A meno che non sia un piccione, davanti c'è la pipì e dietro la cassa. No, attenzione, sono due orifizi differenti. Molto, uno è prettamente per lo scarico e l'altro... Esatto, è l'altro... Davanti intendo, ce ne sono due. Bene, serve per fare... Tu hai una cosa che dovresti far controllare, visto che hai 50 anni, che si chiama prostata. Sì. È un rubinetto. Ma io l'ho fatto, ho incontrato un medico che aveva le dita più grosse del mio pene. Quindi è come se l'avessi fatto. Io ho iniziato bene oggi. Sì, 9 minuti. Però era tutto per distrarre in realtà Paolo da una cruda realtà. Allora, io purtroppo mi sto rendendo conto che i colleghi qua hanno ragione. Io evidentemente sono un ragazzo molto fortunato. Allora, noi abbiamo elaborato questa teoria, secondo la quale tu sei Gastone e lui è Paperino. Quindi posti di fronte alla medesima soluzione, tu trovi un lingotto d'oro ricoperto di pantaloni diesel, tartufo bianco, tartufo e diamanti, e lui una merda di cane piena di COVID. Nello stesso sacchetto abbandonato su una panchina. Lo so, ragazzi, non è colpa mia. Ma io sono contento. Ma credo che sia anche per una questione di atteggiamento. Cioè, Paolo comunque fa tanto il buono. Ma è un negativo. È un pezzo di merda. Sì, è una persona molto infame, negativa. Infame. Cioè, parti dal presupposto che io lo taggo, faccio le stories, vedo la motoretta
che a lui piace. Ma non guardo Instagram. Zitto, lo taggo. Non guardo più social. Atterro due giorni prima con Fabio. Amore mio, mi chiama. Come stai? Sei atterrato bene? Vengo a massaggiarti. O no, grazie fratello. E tu tre giorni dopo mi scrivi: stai atterrando? Ma io doveva essere la tassa. Ero già a Milano ubriaco con la Milano da bere e tu non sapevi che fossi qua. Comunque sei una brutta persona. Ma sei devi informare dei social. Lo sappiamo che è una persona che sprigiona negatività. Cioè, quando entri in una stanza vedi proprio si abbassano le luci, tutta la gente. Ah, è Alexa. Noi siamo andati a fare una roba insieme. Sì. La seconda che non volevo fare. Esatto. Perché io aberro questi programmi. Aberro. Aberro è bello, comunque suona molto bene. Aborro sembrava troppo di tornare al discorso di prima. Invece aberro sembra è una roba tipo da aberrante, esatto. Giusto? Participio presente di aberrare. Io aberrossio. Sì. Io aberrossio questi programmi. Non ti dilatare. E alla fine sto cretino cosa fa? Mi costringe ad andare, esatto. Io ho detto non andiamo, non c'ho voglia. Ma no, dai che ci divertiamo. Perché diceva così il merda? Perché ha passato 15 giorni a prepararsi, esatto. Capito? Esatto. E ha detto sto giro qua ha vinto l'isola perché io sono stato male. Ma sto giro gli faccio un culo. Culo così. Io arrivo in questo posto impreparatissimo, cioè non sapevo niente. Mi chiedono cosa vuoi fare. Boh, non lo so, vediamo. E praticamente l'ho proprio distrutto. Però lui aveva ragione. Perché tu ti sei divertito, lui no. E sei negativo. Eri tutto serio. Questo è il tuo problema. Sì, prendo le cose troppo seriamente. È vero. Sì, cioè, mi do ragione. Devi godertelo. Mi do ragione. Devo imparare a sbattermi le E poi scusa, toglielo questo tatuaggio dei mangiamorte. Scusa. Non lo so, ragazzi, ma io vi devo dare più ragione. Sì, sì. Sei una brutta persona di merda. No, questo è troppo. Sì, questo è troppo. Poi detto da te è un valore importante. Negativo proprio. No, negativo no. Però questo fa riandare all'inizio del programma, quando hai detto che i giovani di oggi mancano di qualcosa, perché voi tre siete così, vi impegnate in tutto quello che fate. Ma è vero, no, su questo è vero. Però sulle cose che non mi interessano, io ho una teoria. Secondo me se tu ti impegni, ma veramente tanto sempre, su una cosa in cui credi... Se c'è Mazzoli, perdi! No. Esatto, non c'è possibilità. No. Come diceva Gesù, vabbè, ma lì è perché c'ho culo. Lì c'ho sono un ragazzo fortunato. Però a parte quello, se tu ti impegni in una cosa alla volta, questo è quello che dico sempre a mia moglie, devi fare una roba alla volta e farla bene, 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 continuare a impegnarti anche quando pensi di essere arrivato al top, puoi ancora migliorare. E invece, purtroppo, tanta gente invece si rompe il cazzo dopo 5 minuti e non ci sono riuscito e molla il corpo. Allora, io e mia moglie dico sempre: una cosa alla volta le fai tutte, tutte insieme non ne fai nessuna. Bella, bella, bravo. Vuoi averla detta tu? E io lo dice alle orge, tra parentesi. Posso abbracciarti? Perché sai che adesso farà una linea di magliette con scritto Marco Mazzoli sotto la citazione. E vincerà il Pulitzer per il miglior aforisma 2023. Comunque, per spiegare un po' meglio ciò che è successo, abbiamo fatto la parodia di un programma televisivo di grande successo, che va sulla 8. Sì. Dove non è che siamo stati là. No. Non è successo esattamente quello che sentirete. No. Assolutamente. Comunque, ci colleghiamo a Celebrity 3. Due concorrenti quasi famosi, due giudici palesemente di parte e quasi tutta la simpatia di Alessandro Scortese. Questo è Celebrity Trash, la sfida. Amanti dei palacchini, in questa puntata di Celebrity Trash vi faremo provare l'improbabile. Eccoci, siamo nelle nostre cucine con i nostri due concorrenti, che sono Pippo e Marco. Paolo, un solo Paolo. I nostri concorrenti che sono Paolo. No, un solo Paolo. I nostri concorrenti che sono un solo Paolo. No, Paolo e basta. I nostri concorrenti che sono Paolo e basta. No, Paolo, il mio nome è Paolo. Parente di Sfera e basta. No, mi chiamo Paolo e basta. Paolo, solo Paolo. Paolo, solo Paolo. Va bene così. E Marco? Uè. Scusa, che come sei informale? Saluti così. Eh? Vabbè. I nostri due celebrity chef oggi si sfideranno con due menù veramente da leccarsi i baffi. Leccarsi i baffi, l'avevo già detto, quindi da leccarsi le sopracciglia. Ma per prepararli hanno dovuto affrontare un duro percorso di
preparazione. Sentiamo. Per realizzare il suo menù, Paolo ha intrapreso un lungo percorso di formazione in tutti i campi della cucina durato oltre 2 anni e naturalmente a spese sue. Dopo aver iniziato come lavapiatti in Zimbabwe, ha pulito seppie in Corea, castrato coi denti capi di bestiame nelle pampas argentine e dormito nello stesso sacco a pelo dello sciamano di una tribù mongola per imparare tutti i segreti della cottura con lo sterco di yak, una preparazione completa per essere competitivo e dare il massimo. Per l'ideazione del suo menù, Marco ha letto un giornale di macchine cagando. Basta. Paolo, raccontaci il tuo menù. Allora, adesso, ecco, come vedete, ho studiato anche la forma del piatto che ho realizzato personalmente. Ho proprio plasmato la... Scusa, sto parlando. Ho realizzato proprio a mano, sono andato in una cucina dove si preparano appunto i piatti con la creta, ho preparato il piatto. Avete sentito? Paolo è andato in Cina. No, fucina. No, non l'ho detto. Fucina. A creta. Ah, perché era Cina una volta. E adesso? Credo sia ancora Cina. Comunque sì, ho preparato questo piatto qui, come avete sentito prima. Questa pasta, viene stesa attraverso ore di levitazione. La pasta. Poi dentro ho inserito anche in questo rarissimo... Trucco, Alessandro, trucco! Pesce. Quindi Paolo, sono Paolo, ha preparato il pesce. No, andiamo. È una pasta ripasta. È una durata. Sentiamo invece il menù di Marco. Ancora non lo so. Ah, è il momento thriller. No. Ma andiamo in cucina. Nelle cucine di Celebrity Trash, le brigate sono pronte a seguire le istruzioni dei nostri concorrenti. Ecco cosa succede tra i fornelli di Paolo. Dai, passate un piacere. Dai ragazzi, sono in ritardo. Brigata! Ed ecco invece come Marco sta vivendo la sua sfida. Dicevi cosa hai fatto quest'estate? Ma no, niente, ho fatto un giro con mia moglie in macchina, così siamo stati agli Hamptons, abbiamo portato i cani. Bello, sì. Due differenti stili di cucina. Sì. Quello di Paolo, che ha indossato delle scarpette di cristallo per danzare sui suoi capperi della Birmania, e Marco, uno stile più informale che se fa i cazzi suoi davanti alla telecamera. Thriller! Per Marco e Paolo è il momento di presentare il proprio menù ai giudici. Riusciranno ad attirare la loro curiosità? Scopriamolo! Ecco i giudici, vi... questi sono i piatti. Prima la signora. Wow, che merda! Eh? Dico, che merda! Questo piatto. Ah, francese, bonza. No, no, la merda quella proprio marrone, che puzza, quella lì. Sì, 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 e anche la presentazione, l'impiattamento ricorda proprio uno stronzo. No, ho riprodotto un quadro di Van Gogh, ho fatto anche i colori uguali. È di merda. No. Alla prova dell'occhio, il piatto di Paolo ha subito colpito i nostri giudici. Vediamo però che cosa ha preparato Marco. Un attimo che faccio fatica a aprire il barattolo. L'oliva. Voilà, via. Oh, avanguardia! Avanguardia, Mazzoli! Ma l'idea del barattolo, ma che genialità! La semplicità che diventa ricercatezza! Bravo Marco! Scusi, mi permetti di dire qua. Ha aperto un barattolo e ha trasformato un'oliva. Io mi sono fatto 12 ore di culo. Anche Paolo è rimasto colpito dal genio di Marco. Ma alla nostra prova manca un ultimo dettaglio, quello dell'assaggiamento. Assaggio. Iniziamo dal piatto di Paolo, solo Paolo. Mi chiamo solo Paolo. Dal piatto di solo Paolo. Questa è una schifezza. Sa anche di merda. Alla prova dell'assaggio, il piatto di Paolo ha ottenuto un voto mediocre. Sì. Forse perché non si sente la pernice. No. Vediamo invece all'assaggio che ne sarà della geniale oliva in barattolo di Marco. Giudici. E la croccantezza del nocciolo. Secondo me quello che veramente dà questo piatto è il senso di tutto, no? Non trovi, collega?
Mi si sono riallineati i sensi. Sono tornato bambino con i piatti che mi preparava mia nonna, ma con il tocco dello chef stellato. Marco, sposami. Come si dice, c'è un momento in cui tutti i nodi vengono al pettine e tutti i tarzanelli vengono al culo. A Celebrity Trash è tempo di conoscere il verdetto finale. Bene, abbiamo visto la prova dell'assaggio, non resta che chiamare i nostri concorrenti per raccontargli che cosa hanno detto i giudici. Paolo, Paolo, sono Paolo e Marco, raggiungetemi. Sì, no, vabbè, adesso io investirei più che altro su quei titoli lì, perché no, metti giù il telefono, cazzo. Ma che cazzo ne sai tu di Tesla, figa, compra deficiente. Ma metti giù il telefono, Pier. Si può fare anche con Marco al telefono, non vi preoccupate. Capito, scusi. Quando la natura chiama... Gol! Come gol, porco? Chi gioca? Sta guardando la partita. Ma ho scommesso anche io. In conclusione, secondo me c'era la merda dentro. No, c'era la merda. C'era dentro della roba di qualità. Una merda. Io sono un giudice e sa fare il suo lavoro. Ho assaggiato la merda nella mia vita per farmi il gusto. E dentro questo piatto c'era la merda. C'era la merda. Io non è che metto le feci nei piatti, cioè. Pasta sfoglia. Sentiamo invece il giudizio sul piatto di Marco, che vi ricordiamo si chiama oliva. Sublime. Una cosa ci ha lasciato senza parole. È un'oliva! È un'oliva in un barattolo! Siamo rimasti esterrefatti dalla genialità e dalla, proprio dalla, dalle consistenze. Questa cosa anche lo sentite adesso, no? Dei denti che non ce l'ho più. Il Michelangelo degli chef. È un'oliva saclaccia, che la marca coperta con lo scotch! Il Caravaggio delle olive, eh? Mamma mia. Marco, per me, tu devi scoparmi nel culo. Troppo buona questa oliva. Visto il giudizio concorde dei nostri due giudici e anche il mio, assegniamo al piatto oliva di Marco ben 3 stelle, che gli valgono il titolo di campione assoluto di ogni tempo di Celebrity Trash. Ma come, scusa, ma mi sono permesso, bravo. Madonna, non c'era la merda. Oh, scusate, devo spostare la macchina. Come hai, è andata? Hai vinto. Eh? Hai vinto con l'oliva, hai vinto. Ah, cazzo me ne frega, no, non volevo neanche venire qua. Per festeggiare, Marco, vorresti mica dargli uno schiaffo? No, no. Premio Nobel per la pace. Adesso. Bravo, bravo. Ancora una volta talento, fantasia e competenza hanno trionfato in un talent show. Che schifo, è andata così però, ma proprio no, così. Un giorno ne parleremo. Nel senso. Se fossimo andati là. Se fossimo andati là sarebbe andata proprio così. Andiamo a ballare sotto le stelle. No, basta Paolo. Devo fare 3 anni proprio così a danzare. Se tu mi prometti che ti metti la scarpina lucida nera, sì, col pantalone proprio nero, a sigaretta, sì, nero. Vabbè, con la rosa e la camicia, sai quelle con tutti i ricamini? Vengo. Vabbè, la devi mettere, no, anche tu. Però scusa, il pantalone a zampa. No, no, sì, quello con la cintura di fiori. Sparisce. Sembra una gonna. Quale pantalone, perdono. Allora, molti ascoltatori, ovviamente sapendo che vivo in America, mi chiedono: ma cosa ne pensi di quello che è successo alle Hawaii? Non so se tutti sanno, c'è stato durante l'estate un mega incendio. È vero. E le persone che vivono a Maui, che è l'unica parte, l'ultima parte rimasta delle Hawaii che non è americanizzata ancora, perché il resto delle Hawaii ormai sono, beh, Honolulu, è proprio, sì, centri commerciali, è classico posto americano. Certo. Così hanno fatto le Bahamas, così a Nassau. Sì, sono il cancro del pianeta, lo più ricordiamo meno, ancora una volta. Più o meno. Allora, voi sapete che l'America è un paese leggermente aggressivo, no? Sì. Se non fai quello che vogliono, te, esatto, lo impongono, loro sono dei bulli. Chiedilo ai vietnamiti. Esatto, appunto. Non l'hanno presa benissimo, hai visto il video? No, infatti, vedi qua tu. Vabbè, comunque, a Maui, gli abitanti nativi di Maui, che sono persone legate... Mauizio! No, sono legate alle loro tradizioni, non volevano far realizzare questo progetto, che in realtà è iniziato nel 2013, che era quello di trasformare Maui nella prima città, il primo hub completamente smart. Che, cioè, poi è la speculazione edilizia degli anni 80. Corretto, però volevano trasformare tutto super intelligente, con fibra, robe varie, e loro invece dicevano: no, noi vogliamo tenerci il nostro... La quinta elementare, così... No, vogliamo tenere il nostro villaggio
originale e mantenere, portare avanti la nostra cultura. È l'ultimo piccolo appezzamento che c'è nelle Hawaii ancora originale. Allora ti brucio. Allora, questo io non so, io vi sto raccontando quello che ho visto, anche la Puccione ha un po' indagato. Gli abitanti sostengono che l'incendio famoso che ha raso al suolo solo la parte dei poveri e non quella dei ricchi. Vai a vedere le foto, è pazzesco. Cioè, la villa in realtà un po', cioè qualcosa. Sì, però la villa di Ofra casualmente era bella intatta. La sua, però ha dato i soldi. Anzi, è migliorata. Posso dire una roba? Adesso risentendo come l'hai raccontata. No? Sì, sì. Allora, secondo me l'aborigeno lì, l'abitante di Maui, ha guardato un po' troppo volte Avatar, capito? Sì. Allora improvvisamente si è inventato la storiella. No, di questi che arrivano dal cielo, gli bruciano il villaggio, capisci? No, allora, vabbè, tutto, diciamo. Pare che l'incendio sia iniziato non si sa come. E invece di aiutarli, hanno chiuso l'acqua. Cioè, che hanno chiuso l'acqua e quindi anche i camion dei pompieri. E si sono messi anche a soffiare. No, non potevano riempire le cisterne. C'è un problema con l'acqua, sì. Uno, due, solitamente in un'isola dove tira un vento della Madonna durante un incendio, stacchi la corrente, perché se cade un palo della luce, i cavi fanno scintille e quindi possono accentuare l'incendio. E invece si sono dimenticati di staccare la corrente. Hanno barricato le strade per uscire, quindi chi voleva scappare si è dovuto buttare in mare. E le hanno cosparse casualmente di benzina. No, diciamo che ci sono delle cose che non tornano. So che la Puccione ha fatto un po' di indagini. Sì, ho fatto quelle più grosse. Quelle più grosse, sentiamo la forse verità sull'incendio di Maui. Prego. Lo scorso 8 agosto, lo ricorderete, abbiamo assistito alle fiamme che hanno letteralmente distrutto l'isola hawaiana di Maui. Ad oggi i morti accertati sono 115, più di 1000 però le denunce di persone scomparse, feriti con lesioni simili a quelli del napalm, decine di migliaia di evacuati, inquinamento dell'acqua potabile e un'eredità di ceneri tossiche che stanno impattando sulla qualità dell'aria e sulla salute dei sopravvissuti. Complice il caldo, internet e forse la noia, nei giorni immediatamente successivi si sono susseguite diverse teorie del complotto sull'origine delle fiamme. A scatenare i soliti commenti le immagini della devastazione, perché in quelle immagini spiccano abitazioni illese in mezzo ad ampie zone rase al suolo, alberi verdi circondati da boschi carbonizzati e quelle strane case dai tetti blu appena lambite dalle fiamme. Com'è possibile? Perché non è bruciato tutto in egual modo e intensità? La spiegazione è presto trovata. No, non perché le cose in quanto tali bruciano in modo diverso in base alla loro consistenza, ma perché gli incendi sono stati il frutto di raggi laser o armi energetiche puntate su obiettivi precisi. L'avevo detto io. C'è la prova. Una foto è iniziata a circolare sui social e mostrava una specie di raggio che irradiava l'aria boschiva scatenando gli incendi. Peccato però che si trattava di un'immagine del 2018 realizzata da un residente nell'Ohio, nella quale veniva catturato il bagliore provocato da un'esplosione controllata in una raffineria di petrolio. Quella dei raggi laser è stata per un po' la teoria dominante sui social, ma non la sola. Tra questi ci sarebbe anche quella di fare di Maui una smart city. Alti poteri infatti avrebbero ordito questa devastazione per radere al suolo l'isola e poterla ricostruire ex novo con tecnologie di intelligenza artificiale. E poi ci sono i sospetti terribili, e forse più possibili, come quello che tutto sia stato provocato per mettere le mani sulla speculazione edilizia. Terre e case finiranno per essere svendute ai privati e rilanciate per un nuovo boom residenziale per pochi? Del resto, la popolazione hawaiana nativa, e questo è un fatto, è già stata decimata in costante declino, costituendo oggi poco più del 5% della popolazione totale. Quello che è innegabile poi è che negli ultimi anni le Hawaii, e in particolare Maui, sono diventate un parco giochi per i super ricchi. Bill Gates, Bezos, il patron di Oracle, Oprah Winfrey, Lady Gaga, Will Smith e molti altri hanno la loro casetta sulla spiaggia hawaiana. E così, nel tempo, lentamente l'acqua è stata deviata dalle aree naturalmente più umide alle aree più asciutte per rifornire prima le piantagioni di canna da zucchero tentacolari, poi, dopo la chiusura delle piantagioni, gli alberghi, i campi da golf e le proprietà dei ricchi, rendendo così l'isola più secca e vulnerabile. Quindi magari le teorie del complotto non c'entrano, e c'entrano i forti venti e i cambiamenti climatici che hanno contribuito alla devastazione, perché le basi sono state messe nel tempo da colonizzatori avidi armati del sostegno di agenzie federali, statali e militari, che ne hanno modificato irreversibilmente le caratteristiche naturali.
Mica la Pulcioni quanto è brava, ragazzi. Brava. Che è un po' quello che è successo in grande a Celle Ligure. Perché diciamo. Parli fino a milanese adesso? È rimasta Celle Ligure. Perché lui vuol fare l'imprenditore, capito? No, è che se no, se non parlo così, la gente poi pensa che lo penso veramente. Se faccio questa boccetta qua. Caro Antonio Summa in regia, sappi che sei autorizzato ufficialmente dai poteri forti di Radio 105 ad andare a pestare a sangue i ragazzi dello zoo se dovessero sforare con la pubblicità. Ma chi? Mi raccomando a non esagerare, perché hai un fisico talmente esagerato che rischi di perdere il controllo. Fatti rispettare. Come ieri, ieri si è fatto rispettare con uno sforato di 7, eh? Sì, di 7 e l'ho indossato come una cintura. Andiamo avanti così. Dai, vieni, rischiate grosso qua. Vieni. Sì. Eravamo seduti qua dietro, a parte Paolo che sta scorreggiando come un infame. Bella, e io che mi complimento, bella questa. Si sono dati il 5 dopo una tripletta. Con la Puccioni proprio incredula, dice non è possibile. No, stavamo guardando le, diciamo, le peripezie di Proce, di Fernando Proce quest'estate. La roba, e gli faccio, minchia, ma i denti mi fa son di cobalto. Madonna. No, è vero, sì. Mamma mia. Ha fatto un trattamento di smaltature. No, lui è la maschera di una divinità indù. Cioè, in due. In due, sì. Però vedi, Fernando Proce, sai perché lo amo? Perché lui è sempre preso bene. Sì, è vero. Lui non ha problemi. No. Non avrà mai problemi. Non gliene frega un cazzo. Cazzo, cioè lui è così, al contrario di Paolo invece che... Che è una persona negativa, sì, che negativo, attrae l'oscurità. Sì, sì. È un mangia morte. Il signore dei Sith. Tu hai Voldemort che ti dorme alle spalle. Lui ha anche un discepolo al quale insegna l'oscurità. Sono positivissimo, sempre sorridente. Senti, volevo capire, perché il mondo del web ormai, sai, è un po' strano, succedono robe dell'internet. Assurde. Non capisco dell'internet. Non capisco Mr. Beast, che è una pagina famosa di YouTube, che ha deciso di distruggere... No, caga pure in studio. Scusami. No, vai sereno. È che hai nominato Proce, allora è venuta l'allergia. Alla coca. Hanno distrutto una Lamborghini del valore di circa 300.000 euro per... Non ho capito perché. Ma perché fanno ste robe? Per fare views. Cioè, se tu rompi una roba che costa 300.000 euro, la gente dice: quello sto coglione. Però fai un sacco di views e ti ricompri un'altra Lamborghini. Ah, dici? Secondo me sì. Beh, questi hanno 182 milioni di iscritti. Di persone che... Quindi tu dici: beh, in effetti. Mi guadagni al mese 300.000. Ho capito, però distruggere una Lamborghini. Vabbè, ma se c'hai 182 milioni di iscritti, devi fare qualcosa ma di eclatante. Ma un conto distruggi la macchina guidando la manetta contro un muro. Ma non era neanche spettacolare. L'hanno buttata dentro il trita rifiuti. Però ne stai parlando, quindi. Sto parlando perché. Poi ci sono quelli che purtroppo, sfortunatamente, tirano sotto dei ragazzi sul marciapiede a forza di fare queste puttanate per TikTok e YouTube, ci scappa al morto, come è successo prima dell'estate, lo so. A fare queste gran cagate. Anche l'altro giorno un altro stava facendo il solito video e è andato contro a una macchina. Beh, quello anche Ringo stava cadendo nel Grand Canyon, ci ha raccontato. Ringo è caduto nel Grand Canyon. No, non sto scherzando, c'era un dirupo di, dice, un chilometro e mezzo, hai presente quanto è alto? 1000 metri di strapiombo. Esatto, e lui praticamente faceva lo scemo per fare una foto, un video su TikTok. Controllato però. Era su un muretto, gli hanno detto non salire su sto muretto che è fragile. Che hai 64 anni. È franato il muretto e lui si è attaccato, sai come nei film? Madonna. Sì, sì. Delle radici e l'hanno dovuto tirar su come un cane. Diceva di fianco Tom Cruise e fa cazzo fa lì. Cioè a me mi pagano, gli ha detto Tom Cruise, cazzo. Madonna, ma poi raccontato da lui è bellissimo. Poi si perde, poi, momento che devo collegarmi col TG5, ma perché? Non è vero. Sai, io sogno un viaggio, noi tre, con Proce e Ringo. Bello. Questo potrebbe essere un potremmo chiamarlo bello. Coca e cazzate. No, ormai sì, dai, sì, dai, sì, sì. No, ormai cazzate e basta. Allora, tra le varie puttanate, oh, questa è bellissima, a proposito del web. Allora, cerca la strada su Google Maps e scopre la moglie che lo tradisce con l'amante. Cioè, praticamente lei ha ingrandito tanto al punto che Google Maps, sai che passa con la macchinina e fa le foto. Sì, sì, sì. Qui è una roba anche magari vecchia, certo. Perché ogni tanto tu guardi Google Maps, se io guardo la mia casa c'è la macchina dell'ex proprietario, no? Dipende da quando sono passati. E si vede proprio chiaramente la moglie che sta ciucciando il cazzo a uno, ma anche lì dico, non c'è la privacy. Qual è la via? No, allora io non lo so. Ti faccio una domanda. Sei sicuro che la foto con la macchina dell'ex proprietario di casa tua sia vecchia? Ah, dici che magari. In effetti la macchina di mia moglie è la stessa. È l'altra che si è posteggiata di fianco. Ma no. No, allora c'è il discorso della privacy, nel senso che se tu finisci su Google, soprattutto su Google Maps, e c'è la tua faccione, te la blurano. Google Maps loro rispondono.
No, te la blurano. No, no, ti blurano, ti blurano. Se glielo chiedi, ti blurano. Devi scoprirlo, però. Devi scoprirlo, certo. Ah, quindi prima l'ha scoperto, poi dopo certo. È scattato. No, lui ha visto la moglie, ha detto: ehi, questa è mia moglie. No, è la moglie che ha visto il marito. No, è lui che ha visto la moglie. È lui che ha visto lei, che ha visto lui, che vuole lei. Mon amour, mon amour. Bacia lui, bacia tu che cazzo faresti? Ma perché Paolo non è soltanto negativo, man, è anche super geloso, man. No, sì. Lei è più gelosa. Sì, sì, Stefanina è più gelosa, è una roba che non si spiega, perché io le dico: ma chi cazzo te lo prende? Lei è Emiliano Calabrese. Invidioso, sì. Dice sempre: lui è bellissimo. Lei dai, ti guarda... sono un bell'uomo. No, sei migliorato molto. Sì, è vero, nell'ultimo anno tanto. Però è come prendere uno stronzo di cane e metterci un collare di Gucci. Un pigiamino. No. Lo stronzo di cane col pigiamino. Con i pantaloni corti, però. Sì, diciamo effettivamente. A parte che adesso vado di moda fra le ottantenni, sì. Tu? Che mi vogliono schiacciare. Ma chi? E con quella piena piena gli ho detto: amore, se questa è ricca che vedo un anello serio, ci vado. Ah, sì? Eh sì, se è piena, sì, dai. Beh, io ieri ho fatto il mio. Ah, che hai fatto? Eh beh, sai che c'ho la suocera piena. Vuoi che te la chiavo? No, no. Io la tengo ferma. No, Paolo. No. Perché? Magari sta ascoltando. Si innamora. Ma di chi? Beh, dai. Ma no. Ho detto tuo padre. Ma mio padre? Padre di mia moglie. Mi chiami suocero. Ma c'è già il papà. Mi chiami donna. Ah, numero uno. Maurizio è il numero uno del mondo. Faccia sparire. Minchia, il numero uno. Io lo amo. Non molla. Ma no. Perché un cazzo fresco. Ma no. Però sarebbe la società perfetta. Sì. Quella dove c'è un amore libero. Dove dici: oh, scopiamo. Ci piace scopare. Ho lo figlio giovane. Gli faccio conoscere dei miei amici. Cioè, tu vorresti proprio... Ma dobbiamo essere in libertà. Dobbiamo essere in libertà. Però, Mauro... Scambiarci le malattie. Ma no, Mauro. Perché se non ci fossero le regole sarebbe il Far West, e senza regole fino a un certo punto ti diverti, ma poi quando nel culo la prendi tu, allora le regole le vuoi. Vabbè, come il buon Alisei, no, che dice: Milano non è pericolosa. Esatto, succede, questa è Milano. Milano non è pericolosa. Poi gli entrano in casa 7 marocchini e gli inculano tutto quello che c'è, allora gli dice: ah, la polizia non fa un cazzo in questa città. No, e tu non l'ho mai detto. No, vabbè, ma abbiamo supposto che... Perché me la stai mischiando? Sì, ma sicuramente tu hai lanciato un messaggio in codice. Ti succederà prima o poi. Ci sono i miei figli adesso in casa. Vabbè, ma li lasciano intatti. Mio figlio, allora, signor malvivente, mio figlio è campione di karate. Sì, certo. È cintura arancione giallo di judo. No, però adesso non vorrei spezzare una lancia, anzi la spaccherei sulla schiena, però devo dire che in sti giorni sono in giro per Milano, non mi sembra così. No. Me l'avete dipinta come... Mi aspettavo le gang che ti ammazzano di botte agli angoli. No, ma perché adesso hanno preso questo provvedimento al governo in cui hanno messo pene più severe per le gang, allora le gang si sono sciolte. Ma chi? Ma chi? Beh, l'intenzione era quella. Ma non mi sembra così pericoloso. Però posso dirti che se fai after in stazione centrale, vabbè, ma te la alle 5 cercare. E mezza del mattino. Ah, vabbè, ho capito. Allora se sono una figa me la vado a cercare, la violenza. Cioè, che lo stai dicendo? La colpa questo, è sempre del perpetratore. No, aspetta. Sì, aspetta. Sì, perché la vittima non ha colpe. Non ha... Oh. Tu non sei una figa, sei un panzone barbuto di 30 anni. Beh, però un panzone barbuto affascinante. No, nel senso, ti faccio un esempio. Allora, mi dicono tanti: oh, ma è pericolosa Miami? Dico: no, cioè dipende dove vai. Ho capito, ma se a Milano passeggi percorso Monforte è una roba. Se vai nelle zone della Movida, è ovvio che chi delinque cerca le zone dove c'è più ciccia. No, la cosa che mi dispiace è che Corso Como era una delle vie più divertenti, belle, ristoranti, roba, mi hanno detto che lì la adesso sera... Adesso si sono spostati in Porta Venezia, dove sono io. Giustamente, okay. Che era un posto tranquillo. Ok, che so più, no. Vabbè, adesso sicuramente riapriranno tutti i ristoranti in Corso Como, si rispostano lì sì. E così avanti e indietro. Dove c'è la ciccia. Ma ragazzi, tutto sto buonismo del cazzo. Tipo dai. La polizia va rispettata, la polizia va rispettata, un paese che funziona e fa rispettare le leggi rispetta la polizia. Se tu vai da un poliziotto, io ho visto video di stranieri che pigliano a calci le macchine alla polizia, le sbombolettano, questi non possono scendere. Cioè l'italiano lo può fare. In America fai una roba del genere, scendono e ti sparano un colpo in testa, tu dici: è sbagliato, certo che è sbagliato, è l'eccesso opposto. Però la polizia va se vuoi che la legge venga rispettata. Posso dire una cosa, non è per tornare sempre sul solito luogo comune, vai. In Giappone non c'è la polizia, o se c'è non la vedi. Ok. Cioè qui la gente si comporta bene perché si comporta perché bene. Perché è una questione culturale. Esatto. Il problema è che adesso arriva tanta gente da fuori. No, perché i primi siamo noi. Sì. Marco, un'estate di stupri. Ma certo. Ma non mi puoi fare una discussione. Ma scusa, io sono... Allora, ti faccio un esempio. Io sono una persona che viene da fuori. Io sono italiano e mi sono trasferito in America. E io sono una testa di cazzo italiana che taglia le code. Faccio il classico italiano. Sì. In America ti fanno così. Ti dicono: a me non me ne frega un cazzo da dove arrivi. Tu rispetti le regole e quindi o vai in galera se bevi ti metti al volante, se fai il coglione ti fanno la multa.
brutta. Cioè, ti spaccano il culo. Il discorso è: c'è una legge, sì, va rispettata, esatto, da tutti. Anche in Italia, in Italia non è così. Cioè, qual è il problema? È poverino, no, ma quello poverino, no, poverino, no, cazzo! Niente. No, non c'entra niente, perché lascia perdere gli stranieri, e mi dispiace se me la prenderà qualcuno per quello che sto per dire, però ci sono dei quartieri nel sud Italia, nelle città come Napoli, dove la polizia, non sono gli immigrati che la mandano via da dove vogliono entrare, ma sono gli stessi cittadini napoletani. Di conseguenza, non è una questione ci vorrebbe una bella bomba etnica. Ragazzi, il problema è la divisa, è la divisa! La divisa mette paura e mette arroganza a chi la indossa. Togliamo la divisa, ma e i carabinieri, stai togliamo, togliamo la divisa, chiudi quel coglione, ma deficiente, pazzo. Madonna, ma poi la divisa non si tocca, la divisa non si, chiudilo, lascialo chiudere, quello ogni volta che parla fa un danno, le forze dell'ordine vanno rispettate, assolutamente, c'ha ragione Marco, no, quello assolutamente, ma è la base della civiltà, cioè, ragazzi, anche questo fatto che ogni volta che arriva la finanza noi scappiamo, quello è un altro motivo, è una roba vergognosa, troppe divise. Però ha ragione Mauro, la finanza in America è in borghese, non esiste, non c'è il corpo, la guardia di finanza. È quello il senso del mio discorso. Ecco, senza divisa ti fanno meno paura, ti incurano di più, là, perché là sono più figli di puttana. Però senza divisa, sai, col maglione di cashmere, se ti arriva un finanziere col maglione di cashmere e un Rolex al polso. Non è un finanziere, no, che guadagnano. Vestito da paninaro. Esatto, cioè te la pili bene. Cosplayer, no? Esatto, vestito da Pokémon. Da Titti, arriva uno da Titti. Forse ha ragione Mauro, Mauro. Cioè, lo vedi. Il finanziere, sì, lo vesti da Pokémon, non te la prendi. Da Pikachu, sì. Non c'è grande rispetto nei confronti dell'arma, però. Però accetti, capito? Certo, gli offri anche il caffè, comunque è tardi. Ragazzi, alla fine, comunque, bisogna tornare indietro. Bravo. Non c'è un cazzo da fare. Tutta sta modernità ha rovinato il mondo. E vedi i ragazzini adesso che guardano le robe anni 80, perché alla fine noi abbiamo vissuto due decenni meravigliosi, gli anni 80 e gli anni 90. Sì. E Puccioni, lo so che tu non lo accetterai mai. Come no? Ma il maschio deve fare il maschio e la femmina deve fare la femmina. Be a man, uomo alfa, bravo, diglielo, scopami puttano. Ecco, vai. Non credo che sia molto maschia come cosa. Molto maschia, sì. Senti che voce che c'ho, dai, allora, inculami, allora, padre, sì, te lo schiaffo, dai, fratello, no. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione, una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre, sempre, dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo adesso. Rimanda le cose a settembre, e quando settembre arriva, rimandale a dopo Natale. Ma perché? Per sempre. Sii uomo. Facciamo tutti, giusto? Di a tutti che la nuova serie Netflix di One Piece è una merda e che il manga è meglio, anche se non hai la più pallida idea di che cazzo sia One Piece, e nemmeno un manga, e non hai Netflix. Sii uomo. Se qualcuno tocca il pancione di tua moglie dicendo congratulazioni, tu toccati il cazzo dicendo bel lavoro. Sii uomo. Vaccinati da solo, con la candeggina. Sii uomo. Quando tuo figlio ti chiede di giocare insieme, annuisci e portalo con te al videopoker. Ma no, ma no. Sii uomo. Invaghisciti di una donna sposata, promettile il mondo, rovina la sua famiglia, no, e poi sparisci dopo un pompino. Ho fatto! Sì, no. Ho fatto! Anch'io ho fatto! Non passare del tempo con la tua famiglia, così quando morirai non mancherai a un cazzo di nessuno. Sì, uomo! Chiedi a tua moglie di stirarti una camicia e poi ripetile che tua madre è più brava mentre lo fa. Sì, uomo! Tra pizza e sushi, scegli sempre le Marlboro. Sii uomo. Manda solo lo sticker del papa nudo in ogni chat di WhatsApp. Nient'altro. Sii uomo. Per accendere i fendinebbia della macchina, non guardare mai il libretto. Aziona tutti i pulsanti e le levette. Prima o poi lo troverai. Sii uomo. Non bere al volante.
Fermati. No! Sì, uomo. Come? Esiste un solo programma per la lavatrice, quello che ci mette meno. Usa quello. Io. Per tutto. Io. Sì, uomo. 15 minuti rapido. Non aspettare che siano tutti seduti per cominciare a mangiare. Mangia, che non si sa mai. Sa mai. Sì, uomo. Dietro l'angolo. Fai buchi col trapano senza motivo e poi coprili coi calendari di Anna Falchi appesi col nastro isolante. Perché? Sì, uomo. È bello fare i buchi. Quando Alexa ti parla, rispondile sempre: ok, buttana. No. Sì, uomo. Tutti la facciamo. Buttana. Tutti. Bellissimo. Zitta puttana. Zitta puttana. Che poi ogni tanto interviene. Ieri sera stavo parlando dei cazzi. Hai detto qualcosa? Ma vuoi che ti racconti una barzelletta? No, stronza. No, puttana. Ma prima o poi l'intelligenza artificiale. Caro ascoltatore, hai voglia di vincere un kit di Radio 105? E magari anche quel meraviglioso oggetto per bravi ragazzi che segna il tempo? Allora manda un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 con il tuo nome e numero di telefono. Se sarai il più veloce, giocherai al Vinci che hai vinto. Che orologio stava parlando? Delle stigazzi della fumagazzi.it. Dove lo trovo? Dove lo trovo? Bellissimo, lo su trovo. www.fumagazzi.it. Ma ci sono tutti i modelli, sì, su www.fumagazzi.it. Puoi anche scaricare l'applicazione. Ma tu cosa vuoi. Pensi di una persona che ancora non ha un Fumagazzi? Per me è un pezzo di merda. No. Tu, Fabio? Concordo pienamente. E tu? Tu? No, poverino. Ma dai. Vaffanculo. Puccioli. No, lo comprerà. Ah. Che cazzo sono questi? Ma chi è sta gente? Ma cosa vai a fare? Ma a poi... farti la foto. Ma sì, ho capito. Perché? Ma poi se la menano tipo: è stata una cosa, sembra facile, ma non è facile. Cosa? Farsi fotografare non è facile. È stato veramente erotesissima. E vedi ste brutte fighe, pure brutte anche, no? Che fanno tutte le fighe. No, ma la cosa più bella è che se tu vedi, scusa, se tu vedi quelle fotografie come sono state scattate realmente, ci sono tutti i fotografi della Reuters, sì, ok? Che sono quelli professionali, certo, che hanno la macchina fotografica giù e stanno controllando gli scatti. Sì. E loro sono fotografate dal fidanzato. Che ha la lucetta piccina, sai, la lucetta piccola. E gli altri non se li incurano di pezza. Nessuno sa chi siano, però loro ormai sono sul red carpet e fanno la foto. Però ragazzi, vogliamo fare i complimenti alla Soleri che si è presentata sul red carpet con i peli. Brava. Chi è la Soleri? Brava. Chi è la Soleri? La moglie dei Maneskin. Vabbè, mal quella di figa, lì. Mal di figa. No, non è più la moglie. Ma coi peli dove? Sulle gambe? Sì, sì, sulle gambe. Sì, quello è avanti, quello ci sta, ci sta, quello è figo. Sì. Senti, invece una storia allucinante, ne stavamo parlando prima. Roma trova 245 milioni di lire, di lire più o meno 126 mila euro, a casa del fratello morto, e gli hanno detto che è impossibile cambiarli. Non possono più cambiare. Vabbè, però scusami, cioè, avranno un valore, no? È carta straccia. No, è carta. Cioè non c'è modo. Perché lo Stato ha dato un limite, ha detto entro questa data dovete cambiarli, poi la prendete nel culo. Ho capito, e quindi cosa l'ha presa nel culo? No, è giusto. Perché? È darwiniano. Perché? Cioè, se sei così stronzo da tenere 250 milioni di lire in un cassetto per 20 anni, devi andare a fare in culo. Ma è morto adesso? O adesso! È morto? Sei sicuro? Sì. E quindi è stronzo questo che non ha cambiato. Allora, io fossi il fratello, quello che ha trovato i soldi, poverino, è rimasto senza fratello, quindi giustamente c'ha il lutto in casa. Però ogni giorno andrei a cagare sulla tomba. Gli farei una lapide a forma di tazza del cesso e ogni giorno lo omaggerei con uno stronzo. No, ma più che altro, cazzo, 245 milioni era come avere adesso 250 mila euro, no? Ai tempi, certo. Cioè, tenerli in casa non è neanche la roba più intelligente del mondo. Però prima stavo scoperchiando un altro problema che si sta verificando adesso in Italia, soprattutto in Emilia. Uno adesso è il tuo alito. Aspetta un attimo. Sì. Se aspettiamo ancora un po', si verifica anche in Svizzera. Adesso com'è? A posto, posto. Ok, sì, aspetta, mangio la carne. Stavo scherzando, vai. Allora, perché qua non ce l'ha fatta. Comunque non stavi scherzando. No, infatti. Adesso è meglio però. Sì, vai. L'altro problema che ho visto adesso, specialmente in Emilia, è il fatto di anziani che si ritrovano con forti possibilità economiche, però magari danno quel cenno di rincoglionimento. Basta la telefonata di un vicino. Tipo Celentano, dici. Basta la telefonata di un vicino. Secondo me questo signore non è più in grado di sostenersi da solo. Gli fa fare una firma. No! No. Arriva direttamente il tribunale e dice: questo signore, da questo momento i beni li gestiamo noi. C'è un film anche che è uscito di recente. Questa persona, da quel momento in poi, lo mettono in un istituto specializzato e questa persona non ha più accesso ai problemi. Gli incurano casa. Ma magari è lucidissimo, può fare i cazzi suoi, però non ha più quei soldi, se li dimentica. Questo però può succedere solo a persone che non hanno nessuno. Cioè, stavo raccontando no, loro. Anche se hanno qualcuno, attenzione. Beh, ma magari sì, lui... vieni a prenderti mia madre, vieni in tribunale, vieni a prenderti mia madre. No, per esempio, a Miami c'è questo signore anziano, ha 85 anni.
che viveva col fratello. Il fratello è morto, non hanno nessuno, cioè lui è rimasto solo, non ha nessuno, nessun parente, nipoti, zero, e gli ha lasciato due ville che sono praticamente annesse, due case che oggi valgono 2 milioni l'una, anche certo, se sono due mezze baracche. C'ha due macchine, c'ha una Porsche Speedster del 55 che vale più o meno 300.000 dollari, più un'altra macchina. La chiude a chiave? No, è chiusa in garage. Ah. Lo so perché lui è pieno di gatti, certo, e mia moglie gli porta le pappe per i quando gatti. Quando vedi gatti che non mangiano più volentieri le tue pappe, entra in casa, prendi le chiavi. Ma gliel'ho detto, lui gli ho detto: senti, siccome ci tieni molto, prima che te la porti via, fattelo, il governo. No, ah, gli ho detto: io te le compro adesso, sì, quando te ne vai me le lasci. Ah, nuda proprietà. Esatto, ma no. Ti no, ripeto, lui in casa ha tanti gatti. Sì. Ricordati sì, che il gatto ti vuole bene finché sei vivo. Sì, certo. Ok, okay. Dal momento che vedi che questi gatti non escono più tanto di casa e quando, la mano è ancora calda, quando escono di casa li vedi che ruttano belli pieni. Sì, sì, sì. No, non ti fare problemi, apri la porta, entra tranquillo, non c'è problema. Con la mano firmo un foglio. No, prendi le chiavi della macchina, tanto lo sai che in America funziona così. Sì. La parcheggi davanti a casa, basta, a posto. Okay. Comunque se è un vero americano le chiavi della macchina le tiene nell'affare lì sopra dove si guida, il coso quello per fare ombra, com'è che si chiama? Sì, come si chiama? Cioè, che nome c'ha quella? Come si chiama quell'affare? Parasole? Parasole! 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 Ah, ha inventato una parola! Però veramente è pieno, in America è pieno di gente così, e poi tutto finisce allo Stato. Lo Stato manda all'asta e magari svende, capito? È una roba. Allora io vorrei adesso. Aumenta il numero dei gatti. No, creiamo una società, la chiamiamo. Vestiti da gatto! Che pensi me? Sì. Che pensi me? E noi andiamo in giro per l'America, noi tre, sì, a cercare vecchi che non hanno eredi e gli sì, diciamo. Bastonata. Ti fa... bastonata. Ah, pensavo fosse più sbrigativo. Era più veloce. Lui è sul spinto medio delle scale. Cazzo, è sul olio, medio termine. Olio. Ma... Oppure l'azienda la chiamiamo Ops. Sei. Ups, scusa. Ma questo vale anche per i figli dei parenti ricchi. Sì, ma in generale, ma c'è un miliardario che ci sta ascoltando, che no, si annoia, non ha voglia di regalarci. Ci abbiamo provato mille volte, niente. Si diverte di più a ascoltarci. Se c'è qualcuno che c'ha un po' di soldi da buttare, io e Paolo ti allora, facciamo divertire. Qualche anno fa io e Paolo abbiamo conosciuto questi magnati dello champagne italiano. Cioè persone veramente che e non sono... me li presenti. Adesso sul momento, cioè non è capitata l'occasione. Fine. Li chiamo. No, comunque li abbiamo conosciuti a una serata in un posto molto pettinato, nato ad Arco, provincia di Trento, posto bellissimo, ok? E gli abbiamo fatto questo discorso qua, ma senti, noi siamo pieni di idee, siamo creativi, e loro ci hanno detto col cazzo che ti do i soldi, perché poi smetti di fare lo zoo, io come mi diverto. Porca puttana. Siamo andati via piangendo. Vabbè, no, ma scusa, noi mettiamo sul contratto che noi continuiamo a fare lo zoo benissimo, come abbiamo sempre fatto, però seduti su una pila di Rolex. Ma capito? Non ci crederanno mai. No, dici. Ma va, io come c'ho 300 euro sono via di qua. Scusa. Allora, i film danno tanti spunti, tipo Quasi Amici, no? Sai, quel ragazzo che c'è l'altro un po' immobilizzato e... cioè il paralitico e il ragazzo nero. Sì, esatto. Noi possiamo fare la stessa cosa, cioè diventiamo quasi amici. Quale dei due vuoi fare tu? Non io faccio quello di mi è venuta, siccome io sono cattivello, no? Sai sì, che sì, io sono sì, un po' birichino, non sono cattivo, sono birichino. Sai poi che sono sta buono. Ascoltando uno e lascia tutto a te. Sì, ma sicuro, sicuro. Ma due addirittura. Due. Cioè, anzi, tre. Che si litigheranno in un parcheggio, chi ti deve lasciare tutto? Esatto. Allora, intanto sai che cosa facciamo? C'è Gabriele da Massa. Me lo passi un secondo? Gabriele? Gabriele, sì, pronto, ciao. Ciao, ciao. So che sei appena stato mollato dalla fidanzata. No, no, lasciamo perdere. Ecco, sì, allora, sai, per dimostrarti quanto lo zoo è merda, adesso ti butto giù il telefono e neanche giochiamo al vinci che hai vinto. Sì, okay, sì, sì, dai. Ma, più che altro perché sennò non... ma non mettiamo i blocchi, sennò. Vabbè. Cioè, scusa, tu preferisci ridere dei blocchi o venire a fare il protagonista in un gioco? Ma fatemi ridere, però voglio fare anche il protagonista nel gioco. Anche cioè, così, ti teniamo in onda con noi fino alla fine della puntata. Marco, posso dirti una cosa? Certo, dimmi. Cioè, l'occasione di sfottere una persona che sta soffrendo. Vabbè, allora dammi una base, aspetta Antonio, dammi una base di quelle riflessive un po' tristi. Cioè, Gabriele. Ci stai male male? No, dai. No, allora, aspetta. Ma allora non giochiamo oggi. Facciamoci i cazzi tuoi. Dai, okay. Allora, questa ragazza ti ha mollato per quale motivo? Perché no, no, colpa mia. Cosa hai fatto? Lasciamo perdere. Cosa hai fatto? No, dillo, dai. No, aspetta, però così non è chiaro. Allora, non ho fatto niente di male. Allora, Gabriele, cerchiamo di ricostruire le cose senza farti soffrire. Da quanto tempo stavate insieme? Un po' di anni, cinque. Cinque anni, ed eravate molto felici, giusto? Sì, ma magari non è ancora finita. C'era una grande intesa tra di voi? Sì. E adesso non c'è adesso, più niente. Adesso lei ne sta succhiando sì, un altro. Aspetta che apro ancora un pochino di più la piaga. Vai Fabio. Senti, vai. Ma adesso il pensiero è che lei sta saltando su un altro cazzo.
ti sta devastando? O... No, aspetta, ma facciamoci raccontare. Allora, senti, vi siete mollati per quale motivo? A sto punto lo sputtanamento proprio fino in fondo, dai, che cazzo no, è finita. Finita per cosa? Per cosa? La scopavi male? Ha trovato un altro? No, quello no. Al cazzo piccolo, però... dire, al cazzo piccolo. Sì, sono come squalo. Qual era il problema? Dai, la base. Ma... Eh? No, dai, non mi vado. Dai! Aspetta. Ti do un ventaglio di possibilità. Andiamo con i grandi classici. Sei impaziente. Allora, tu volevi dei figli e lei no. No. Lei voleva sposarsi e tu invece no. Diventare un cosplayer. No. Tu volevi fare l'astronauta? Sì, lei? Volevo fare l'astronauta e lei non era molto, ma... molto dell'idea. Senti, ti faccio una domanda che so che può sembrare scontata, però te la devo fare perché è giusto. Allora, c'era una buona intesa sessuale tra di voi, vi trovavate bene dal punto di vista. Sì. Quindi tu sei cosciente del fatto che lei adesso sarà scopando bene un altro? Cioè, no, bene come scopava te, magari anche meglio. Aspetta, forse ce l'ho io. Secondo me, tu ti sei inzagato nella storia con un'altra e l'hai tradita. No. Ma io non ho capito una cosa: chi ha lasciato chi? Non lo dice. È finita. Ma non esiste il finita. Lei ha tirato fuori il problema. Qual era il problema? Qual è il problema? Che magari lo risolviamo. Guarda, che sono delle persone. Sai che comunque tu rompi i coglioni a parlarti. Sei fastidioso. Sì. Ti avrei lasciato anch'io, te lo dico. Lascio adesso. Infatti, vedi, ha avuto ragione lei. Perché? Qual è la lamentela, scusa? Qual è? Ma perché io sono un po' così. Negativo. Un po' negativo. In effetti ha ragione, guarda, non ti regaliamo neanche il kit. Troppo. Gabriele! Ecco. Allora sei culattone. No, Gabriele, scusa. Quanti anni hai, Gabriele? 37. Che cosa fai nella vita? Commerciante. Quindi Gabriele Di Massa, 37 anni, commerciante. Non ce ne sarà. Non ce ne saranno tanti. No, era per la tua pratica. Gabriele, aspetta che c'è il maestro. Aspetta. Sì. Piacere, sono il cialtrone. Sì, ascolta, tu quanto investivi in questa relazione? Cioè, quanti soldi ti uscivano? Ma in che senso? Sai, comunque la tieni in casa, paghi te, poi pagavi la spesa, no? È una relazione patriarcale la tua, no? Molto equilibrata. Pari? Lì allora. Sì. No, allora è brutta, perché potevi reinvestire i soldi nelle vigliacche, invece niente. Io la riconquisterò, Gabriele. No, non succederà mai. Con questa cazzima, no, di sicuro. Come si chiama lei? Si può sapere il nome? No, dai. No. Elisa, se Franca. Se la vuoi riconquistare, no. Non ce lo deve dire. Luciana. Allora, senti, Gabriele. Paolo ha completamente ragione. Paolo ha sempre ragione. Comunque, se tu, ex fidanzata di questo ragazzo qua, stai ascoltando. Cioè, è una merda. Hai fatto bene. Hai fatto bene. Niente, guarda, sei talmente. Sei pesante. No, allora, sei negativo. Negativo. Non voglio buttarti giù di morale, Gabriele. Comunque, il 90% delle volte che cerchi di riconquistare la tua donna, non ce la fai. No, infatti, lo dicono pietoso. Proprio i numeri, no. E l'altro un ulteriore 5% muori. Sì. No. Ti rimane. Poi ti do un consiglio: niente pietosismi, o fai il duro, uomo. Oppure. Però posso darti un consiglio da persona esperta d'amore. Allora, devi prima di tutto imparare a fare i cazzi con la cialda. Poi gli fai trovare nel vialetto di casa tutta una serie di gelati al cioccolato fatti di cazzi di cialda. Perché? Questa è una cosa che le donne impazziscono. Poi, mentre dorme di notte, dai fuoco a una bicicletta e gli butti sopra delle persone. Ma va, ascolta, se vuoi riconquistarla stasera vai a puttane, ti filmi e gli mandi il video. Esatto. Poi gli fai annusare le dita, guarda, potevi essere tu. Ma non aiuta il fatto che tu sia qui tutto triste, perché lei deve vederti felice. Esatto. Perché se no, ma per quale motivo sei un coglione, Gabriele? Dovevi venire in onda. Mi sono mollato con la donna, stasera vado a puttane. Invece è andata male. Mi spiace, ciao Gabriele. No, non se lo merita. Vabbè, dai. Qualunque cosa farà, lei non tornerà. Ma è ovvio. Stronza. No, ma è la verità. Non è che se fosse venuto tutto allegro né triste, è uguale. Comunque, te lo dico io da esperto di lasciamenti vari. La donna torna solo se vede che a te non te ne frega un cazzo. Oppure se
dimenticato gli occhiali. Comuni. No, ma anche la donna è uguale, cioè siamo identici sotto quel punto di vista. Vince chi scappa, è così, è la realtà, è la realtà. Scusa Marco se ti correggo, in amor vince chi fugge ed è una tua citazione. L'ho inventata io. L'ho inventata io adesso. In questo momento aspetta, mi è venuta l'idea. Let it be, let it be. No, ma che bella canzone che hai scritto, Marco. Sai che adesso che hai parlato con lui. Aspetta, questa. We all live in the yellow submarine. Questo è un momento. Io per un attimo pensavo tirassi una scoreggia, Marco. No, cioè, no, 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 ma no, già no, con no, questa no, conversazione, conoscendo Marco, la tua ex si metterà con lui. Probabile. Ciao. Ciao, Gabriele. Ciao, Gabriele. Andrà malissimo, comunque, molto male. Tutta merda. Male. Ciao. Allora, abbiamo sentito Gabriele, 37 anni, commerciante di massa, appassionato di palestra, non lo conoscerà nessuno. No, infatti, tranquillo. Comunque, nella vita bisogna essere uomo e merda. Sì, devi essere un uomo di merda. Sì. Ma è la verità, è la verità, è la verità. Ragazzi, il tempo a nostra disposizione, troppo poco. Esatto. Guarda, io ho imparato da un famoso imprenditore che purtroppo ora non c'è più, che era molto saggio, perché le persone che hanno successo nella vita, in generale, sono quelle che riescono a utilizzare le stesse ore che hanno tutti, perché noi abbiamo 24 ore a disposizione. Certo. 8 almeno le devi usare per dormire, poi devi mangiare, una roba, ti rimane poco. Quelli che riescono a gestire quel tempo che hanno a disposizione in maniera efficace sono quelli che hanno successo. Quelli che fanno soffrire il prossimo. No, 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 quello no, quello no, quello è sbagliato. No, è difficile, non è una roba facile. Però devi imparare a gestire il tuo tempo. E ovviamente se hai un obiettivo devi a volte tagliar fuori tante cose che ti fanno piacere. Vabbè. E gli amici a volte li senti solo al telefono, ma sai, perdi un'ora a chiacchierare con uno, un'ora a chiacchierare con l'altro, quelle due ore lì potevano essere efficaci per arrivare al tuo obiettivo. È per quello che non vi voglio mai vedere. Esatto. Perché è proiettato sul proprio successo. Certo, uno dice a me non me frega un cazzo, io sono contento della mia vita semplice, meglio la vita perché vivi meglio. È fatta di priorità. No. Esatto, però ognuno ha la sua. Paolo dice voglio avere successo. E poi ce l'hai tu, Marco. Però aspetto di frequentarmi, quindi qualcosa ce l'ho in tasca. Però stiamo insieme. Cioè, sì, ma poco. Poco. Cerchiamo di gestire il tempo che abbiamo a disposizione per i nostri obiettivi. Vuoi fare una gara di motocross? Ogni volta che adesso dobbiamo uscire, ragazzi, sto sfruttando il tempo che ho a disposizione per i miei obiettivi. È la scusa più bella del mondo. Dai, ci colleghiamo con Homme Merda. Andiamo, vai. Boni, Homme Merda. Cos'è? Oh, merda. L'ingegnere Schiappi, figlio di una puttana, è nato dallo sterco di una giumenta africana. Lui non rispetta niente ed è spregiudicato. Ti guarda sorridendo se c'è un parente malato. Merda. L'uomo di merda, il commendator Schiappi, decide di assumere un nuovo portaborse e, come da copione, si presenta completamente strafatto in ufficio. Merda. Avanti, cazzo! Permesso, salve. Dai, siediti e fatico a sollevare gli occhi. Ma si sente bene? Certo, perché mi fai questa domanda di merda? Le sta cadendo del sangue dal naso. Hai baffi pieni di grumi, le croste. Allora, sta coagulando. Vedi che non sa un cazzo di pronto soccorso. Già partiamo male. Mi scusi, non volevo essere impertinente. Sì, adesso levami la lingua dal culo e dammi almeno tre ragioni per le quali dovrei levarmi dei soldi dalle mie inumane tasche piene guadagnati dallo sfruttamento di coglioni come te. Beh, sono affidabile. Fotte cazzi. Sono operativo. I c***i. Sono super puntuale. Che schifo. Ma scusi, lei cosa sta cercando esattamente? Uno che combatta con il mio coccodrillo a mani nude mentre bevo il caffè masticando una foglia di coca per colazione. Ma lei è matto. Tutti i giorni verso l'una quando mi sveglio. Ma è follia. Ti do 300.000 euro se rimani vivo. Anche meno matto. Dov'è quella bestia di merda millenaria che gli infila un braccio nel culo? Assunto. Come? Come? Pazzo. Pure. Pronto, stronza. Cazzo stai facendo? Sì, ingegnere, sono alla mia scrivania. Bene. Lavora, brutta merda, e chiama il nostro amico cinese, quello che non lascia touch. È il nuovo assunto? Sì, non valeva una sega. Non ho fatto in tempo nemmeno a finire il caffè. Cerchiamoli più in forma, Certo, certo, ingegnere. Ah, senti, visto che sei lì, vieni di qua a succhiarmi l'uccello. Mi viene sempre il durello quando guardo Joe Pop su Instagram. Ho una forma inspiegabile di erezione da cultura. Sarò mica sapio checca sessuale? Arrivo, ingegnere. Prendo la caramella alla menta. Ma sei ancora lì? Dai che mi si ammoscia, cazzo! Che persona è? Boni.
Tony. Oh, 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 ma merda. Oh, 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 ma merda. Sto grandissimo stronzo, perverso ed efficiente. Se stai andando a fuoco, lui urina contro vento. Rapina le vecchiette, insulta tutti i santi. Poi corre col durello e loda in faccia ai mendicanti. Oh, 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 ma merda. Bellissimo. Ah, non c'è più quindi quello dei polli, basta, è diventato la trasformazione. È uno spin-off. È uno spin-off. È uno spin-off perché alla fine è così concentrato su essere merda. E poi sarà il futuro di Mauro Mauro, perché lui secondo me un giorno avrà un colpo di culo, vince un sacco di soldi e sarà una merda così. Cioè è già merda così, ma sarà una merda così ricca. Vedrai, vedrai. Ma secondo me non gli succederà per caso, è veramente, secondo me gli succederà per merito. Lui farà un film, perché succede a tutti quelli che fanno il programma. Sì, lui farà un film. Esatto. E avrà un successo della Madonna tipo Checco Zalone. Porca troia. E diventerà miliardario, farà solo quel film, poi nessuno se ne ricorderà più. Senti, però sarà miliardario per sempre. Il mio alito, però il bosco verticale, il bosco verticale che è in bocca a Fabio. Allora, sono un po' tra due fuochi incrociati oggi. Devo eh? Fare una missione di colpa. Oggi ho sbagliato il diametro. Aspetta, che mi è entrata una colpa qua. Lo so. Allora, oggi ho sbagliato il diametro del mio bacchettin. È troppo piccolo questo bacchettin, e quindi rilascia troppe. Io Resuglie. Ti consiglio il marrone, perché il giallo dei denti sta molto bene. Ho fatto la pulizia dei denti ieri, Franco. Capito, ma cosa l'ho fatto col nero di seppia? Cioè, ce l'ho qua. Lui e Proce. Lui e Proce, uno in fianco all'altro, non sono della stessa razza. Io avevo i denti con riso al tartufo. C'ho qua la fattura del dentista, sono andato ieri. Tieni. T'ha truffato, Fra. Mica, 100 euro, ma è ovvio. Ah, no, questa è quella dell'albergo. Scusa. Cosa sei scopato? Cazzo, sai che non mi ricordo. Vuoi dire che mi sono fatto pulire i denti da una troia? Può darsi. Vabbè. Vabbè. Ma scusa, tu sei sposato? Cioè, sei figli anche? Sì. Non... Ah, adesso mi ricordo! Il dentista riceveva in hotel. No. Perché... Non stai in piedi mai. Io conosco tua moglie, anche molto intelligente. Molto, molto intelligente. Io la fattura la farei sparire. La devo scaricare. Ma scusa, tu dai la fattura dall'albergo al commercialista. Se tua moglie fa un controllo, vede che sei andato a chiavare. Non è che mia moglie spia il commercialista. Il cazzo è del KGB, mia moglie. E se stasera ti dimentichi la roba in tasca e te la trovi, dici: quando sei stato in albergo? Non sono stato in albergo, sono stato dal dentista. C'ho la fattura. Che schifo, che schifo. Ma di tornare a pregare, Fabio. Perché no? Sì. Ma come hai pregato in vita mia? Ma non credi in un cazzo. Ascolta, tu. Se io entro in chiesa, mi devo costituire. Cioè, anche il prete parla, non c'è più il segreto professionale. Ragazzi, purtroppo qualcosa di là c'è, non so cosa. Di là dove? Di là sopra c'è. C'è la cucina, il bagno. No, sopra c'è l'amministrazione. No, bellissimo. No, oltre. Non c'è niente oltre il bellissimo. C'è, qualcosa c'è. Ma cosa? Non lo so, io non credo nel barbuto sulla nuvola che ti giudica. Chi è Pegrino? Secondo me c'è la gente bella cattiva. Dai. Sì. Peggio della gente che ho incontrato qua, è impossibile. Ma fidati, cioè, quello che ha inventato questa realtà in cui viviamo, pazzo furioso, più pazzo di noi. Secondo me nell'aldilà noi tiriamo delle bighe con sopra dei grassoni. Ci ricchissimi. Per sempre. Ma no, ma secondo me noi stiamo partecipando a una specie di gioco, un reality. E tu vinci sempre. Io vinco sempre perché io sono una brava persona. Certo, stai a per quello motivo lì. Sai che in paradiso ti scambiano per vi faccio una confidenza. La radio mi ha messo a dormire. mi ha messo a dormire. Arriva in paradiso, vedi Dio. Chiano, cazzo, sai che eri il mio attore preferito? Ascoltami. John Wick. La radio mi ha messo in un bellissimo appartamento, no? In un palazzo stupendo, no? Certo. Qua per sbaglio. No, vabbè, non lo so. Proprio bello bello. E c'è la reception all'americana sotto. Ti ho sputtato reception. Non dire reception, il posto dove c'è una guardia. Posto parte. E c'è il receptionist, che è uno un po' così, giugerellone, perché ci vanno tutti i calciatori lì dentro. Uh-huh. Allora io sono lì. Giugerellone. Sì, è uno simpatico. Ah, no? E io arrivo, magari vado fuori a mangiare, così tutte le sere mi vede rientrare, no? A un certo punto mi ferma e mi fa: ma tu sei mica quello della radio? Dico, sì. Figa, ma non porti delle troie in casa? Dico, ma... che senso? So che sei sposato, ma tua moglie non c'è, mi aspetto che ogni sera ti porti un puttanone. Io ho detto: no, io amo mia moglie. Non... Allora ti ho fatto un pompino. No, però ci sono rimasto male, perché per lui dice: figa, tutti i calciatori che vengono qua, magari stanno in ritiro una settimana, un mese, così, puttane, robe. Dico: ah, buono. Dico: no, io no, io no.
Dov'è che c'hai l'appartamento tu, Marco? Perché? No, volevo dare un'occhiata. Fai vedere la fattura, 100 euro, no, non te la cavi lì. Non me la cavo. No. Vado a fare un'altra pulizia. Se vuoi ti affitto io la mia stanza, 100 euro, sì. Porti sulla troia e via. Sì, cioè l'hai il macchinario per la pulizia dei denti. Sì. Conoscendo la tua fortuna, lascia la porta aperta. Perché? Entra un babbo dentro. Perché secondo me entra una troia dentro così. Oh, ho sbagliato casa, vabbè, sono qui, ti ciuccio il cazzo. Sì, ti capita, ti svegli con due troia a letto. E mia moglie che mi fa l'applauso anche. Bravo, arriva tua moglie e si butta in mezzo. Cioè, domani mattina ti dimentichi di mettere la sveglia, ti svegli un po' più tardi in casa tua ed è diventa tua per usucapione l'appartamento di tua proprietà, perché c'è una micro clausola. Dai, torniamo a pregare che c'è Radio Maraia. Dai, Terone. Questo programma è offerto da Ceri e Candele Tommaso Monconi. Chi è? Fiamma divina da generazioni. Non Monconi. Essere rigido. Su col morale. Ceri Monconi al tuo funerale. Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura. Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati finalmente su Radio Maraia. Padre Paul. Ricordo sempre il nome del Padre, sì, del Figlio e dello Spirito Sandro. Amen. Sandro. Prima di iniziare a parlare un po' con voi ascoltatori, ecco, mettiamo questo nuovo appuntamento che è la Crepa Parade. Ci sono 5 nuove entrate questa settimana. Che entrano e ci lasciano subito. Ok, party people in the house. Ci lascia alla quinta posizione Giovanna Borelli, 96 anni. Michela Fellini, 89. Bruno Di Chiano, 80. Franco Pettinetti, 78. No, anche Franco. E io anche lo conoscevo, un bravissimo signore. Bravo. Peccato che si è fulminato col trapano che sto cretino nella vasca ha messo i piedi dentro ed è proprio esploso in bagno. E poi alla prima posizione di questa settimana che entra e ci lascia subito immediatamente Giovanna La Morte, di 60 anni. Bene, salutiamoli e ricordate che anche voi prima o poi andrete come loro. Questo è un augurio che vi faccio a tutti quanti. Grazie. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Come stai? Quanto tempo? Veramente, quanto tempo? Ma non sai quanto. Tutto a posto. Tutto bene, è andato bene. Ho fatto un grandissimo viaggio per tantissime chiese dell'Italia. Bellissimo. Ah, che bello! Sì, sono andato a vedere la Santa Maria di Vieste, che è una chiesa bellissima, che è una cosa. Piena di disegni sui muri, la Torre di Pisa. Che bello. Sono passato anche dal Vaticano. E tu invece cosa mi racconti? Dimmi un po', come stai? Sono un po'... Sei un po'? Arrabbiata. Come mai? Dimmi come mai sei arrabbiata. Perché ho fatto la domanda di pensione e non me l'hanno accettata. Come perché fa? non arrivo ai contributi. Allora ho 9 anni di contributi agricole e 15 anni di contributi a part time. Ne mancano un po' tanti. E quelli a part time non me l'hanno contati. Ma porca. E allora facciamo così, facciamo questa preghiera che è miracolosa, che in poco tempo ti farà arrivare a casa una bella pensione. L'ho beccato in discoteca con lo sguardo di serpente. Non mi sono avvicinato e già non capiva niente. L'ho guardato e mi ha guardato. Sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto. Fred Astaire al mio confronto. Era in pratico e imbranato. L'ho sbarato un bacio in bocca. Sbarato. Quello che schiocca. Oh yeah. Si dice così, no? Sì. E poi, che idea, quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Che maliziosa, ma sa tenere la bada un super bullo come te.
idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Ah. Il nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Va bene, dai, senti, Domenica, ti saluto. Okay, ci sentiamo in settimana, dai, sì, in settimana. Un abbraccione, ciao Domenica. Un abbraccione pure a te, ciao, ciao, ciao. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Buona serata. Ciao Domenica. Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Che bella. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura. Non possiamo prenderla noi? Cioè, diciamo che siamo dello zoo. No, sei pazzo, mi rovini il blocco preferito. Ma la teniamo qua, la teniamo qua. No, se la togli dal suo ecosistema muore. Lei deve, deve tornare lì ad abbracciare. Stella Marina adesso. No, lei vive abbracciata a questo pistillo, poi si chiudono i petali e lei ritorna nel mondo delle fatine. Ma no, no. Sì, sì. Ma non adesso, io la vedo così. Ma non è così. Non è una fatina del come pistillo. Come la immagini tu? Come la immagini? Io la immagino la fatina del pistillo. Tu come la immagini? Più o meno alta così, tutta nera. Come tutta nera? Pelosa. Pelosa. Un critter. Che si muove... Saltella. Tu, tu come la immagini? Io un po' come lui. Cioè, nera, bella, pelosa. Piccolina, anziana, anziana. Vedi chi sono i negativi del programma? Sono loro. Vedono tutto nero. Lui vedeva la fatina che si richiude nel fiore. E vince i soldi. Si masturba con qualsiasi cosa. Io vedo un'eccellente cuoca. Cioè, bravo. Mi farei mandare dei manicaretti. Vedi la positività da questa parte. Chi vince sempre? Noi. Chi perde sempre? Hai tu. Ragione, hai ragione. Perdi sempre tu. Perdi sempre tu. Perdi sempre, perdi sempre, perdi sempre tu. Caro Mazzoli, mi spiace tantissimo che la settimana scorsa non eravamo in onda. Sì. Purtroppo non abbiamo fatto gli auguri alla cinquantenne di Tizia Puccioni. Finalmente sei diventata la nostra MILF ufficiale dello Zoo di 105. Cazzo. Auguri. Grazie. Fatto 50? 50? Cazzo. Sì, ma i bottoni della camicia. Sì. E tanto 6 ore che girano questi meloni al vento. Guarda, ci sono mezze erezioni, Rome. Comunque non è più sì, perché 50 anni non è più un'offesa, è una roba. 50 anni non è più MILF e cougar. No. Sbaglio, Valerio? No, è cougar, è cougar. È vero, cougar. Sì. Cioè, ragazzi, farsi cougar. Le seghe fa diventare intelligenti. Capito? Panterona. No. Sì, cougar è quella che non hai figli. Allora, cougar è una questione di età. MILF e lei è cougar and MILF. Yes. Capito? Con le menne di fuori. Okay, mother I like to fuck. Mother I like to fuck. E la cougar cosa vuol dire? Panteona. La cougar è la pantera. La pantera da letto. La bastarda. Tu sei strunz, categoria tedesca. Selena Gomez a rimpicciolirsi la faccia. Che senso? Non perché cioè, allora, c'è stato un periodo quando ha fatto quella serie, quella con Steve Martin e Martin Short. No, no Murder in the Building, non so se non l'ho visto. Non vabbè, c'aveva cioè, la faccia che era un po' cioè... dimagrisci e ti si stringe anche no, la faccia. No, la faccia non si può stringere. Ma certo. Le ossa no, dai, come è possibile? Anche Paolo. Ma lui era guanciottoso. E beh, comunque il testone ce l'ha lo stesso grosso. No, c'ha il capoccione, comunque è sempre dell'Isola di Pasqua, però scusate, calma ragazzi. Calma cosa? Calma ragazzi. Vedo avete mangiato a pranzo? Tu sei strunzo, no? Avete mangiato a pranzo? Hai detto che sei strunzo. Categoria tedesca. Ragazzi, di zuccheri essenziali, un po' di carboidrati. Perché? Aspetta, aspetta un secondo, vediamo se riesco a schiacciare. Perché magari se tu dormi con una pressa ti allunghi, diventi tipo Antonio Summa, vedi che c'ha la testa a missile. Ragazzi, calma. Calma cosa? Mi vedo. No, è che aggressivi. Sta dicendo come ha fatto Selena Gomez. Selena a rimpicciolire. Aveva il faccione, capito? Proprio sembrava proprio. Ah, magari ha fatto, sai, con la chirurgia, ormai fai questo. Ma le tette sono grandi uguali? Le tette, non lo so, non le ho guardate. Magari è una questione di proporzione. Tettoni giganti, ti sembra più piccola la faccia. No, ma Summa, per esempio, se dovesse ingrassare sarebbe tipo una mela. col col picciuolo. Sì, col picciuolo sopra. È Paolo che non si stringe qua. Però con la barba bianca vedi lo sfina. Ma io le ho detto a Paolo, fatti crescere i capelli lunghi con la barba lunga. Sta facendo crescere male. Ma non dietro, davanti. Lunghi. Davanti. Completamente. Anche sulle spalle, i peli delle spalle. Posso dirti, coi cernecchi non sbagli mai. Ma io posso? Adesso vorrei farmi impiantare i capelli di Paolino sulle spalle. Voglio fare una roba un po'. Ma sì. Tipo i gradi da maresciallo. Io guardo le foto di quando ero più giovane, mi
faccio schifo al cazzo. Con la barba copro metà facevi faccia. Facevi schifo anche a noi, adesso te lo posso dire. Ma sì, ma anche tu stai meglio con la barba. La barba, anche le donne secondo me dovrebbero avere la barba. Sì, alcune donne sì, si fanno crescere la barba e almeno vedi mezza faccia. Conchita Wurst è un bellissimo uomo donna. Come si chiama quell'altra? No, non voglio offendere perché poi dopo rompo i coglioni. Sai che qua ogni volta che fai un nome 18.000 euro di multa. Dimmelo in un orecchio. Mortacci tua, pezzo di merda. Comunque, no, così l'ho detto a caso. È volato nell'FM un pezzo di merda. Qualcuno l'ha colto. Saranno fischiate delle orecchie. Esatto. Che schifo comunque, guarda. Ma prima o poi, a parte che il karma, ci pensa al karma. Vai sereno, il karma arriva. Come del resto quei due stronzi di cui parlavano nelle mie stories ieri sera, che mi è partito l'embolo. Due che non nominerò mai perché non gli voglio regalare neanche un secondo di notorietà. Ma due persone che decidono di fare del male a uno che ha subito più male in assoluto. Perché uno che ha l'ergastolo, cioè Chico Forti, ve lo ricordo che è ancora in carcere, perché hanno detto c'è stato quel simpaticone di Di Maio che ha sparato mille cagate e poi alla fine è successo niente. Vabbè, però era che è il papà di Antonio Summa, ricordiamolo. Sì. Cioè nessuno ha fatto un cazzo, quindi Chico ancora lì. A prescindere da questo, Chico è in carcere, ha l'ergastolo, per chi non lo sapesse l'ergastolo significa carcere a vita, e se non cambiano le cose Chico morirà in carcere. Cosa puoi augurare di più a un uomo che ha perso la famiglia, i soldi, il lavoro, tutto e vive in una stanza di merda con 40 persone, tutti criminali, da esattamente 24-25 anni? Beh, passarli con Alisei. Sì, ok, ma a parte quello non c'è niente di peggio, capito? E ci sono due stronzi che stanno dedicando il loro tempo, ovviamente per lucrare su questa situazione, uno per i like sul suo canale YouTube di merda, l'altro non se lo incula nessuno, ha scritto un libricino dove lui racconta la verità. Cioè lui vuole... La sa lui. Sì, la sa lui, lui sa la verità e vuole andare alla polizia di Miami a portare la verità. Ma la polizia, a parte la polizia di Miami ti piglia a schiaffi, ti butta fuori, uno che fanno i gradati, andiamo a portare la verità. Ma per la polizia di Miami Chico è in carcere, sta scontando la sua pena, certo. Ed è colpevole per loro, cioè per la Florida, certo. Lui è un carcerato condannato all'ergastolo, quindi che cazzo, cioè cosa stai facendo? Cioè fosse fuori in barca a godersi la vita, certo. Fosse in giro a divertirsi e uno ha dei dubbi sulla sua innocenza, dice ah no, voglio far venire fuori la verità. Bravo, esatto. Ma è in galera. Sta vivendo la vita più di merda che un essere umano possa vivere. Che come puoi godere nel far del male a uno che più male di così non può ricevere? Perché cioè, loro vogliono l'attenzione tutti quelli che invece stanno cercando di fare qualcosa per dare una mano a Chico. E quindi come si sono inseriti in questo filone narrativo per essere quelli contro, anche in una situazione. Ma perché le due merde, lo dico a quelli che magari li sostengono, perché purtroppo anche i pazzi, le persone deficienti hanno un seguito. Queste persone qua all'inizio si erano prestati per aiutare Chico. Certo. Poi la famiglia ha capito che erano due svalvolati, gli hanno detto no, grazie, e quindi loro adesso fanno il contrario, capito? Certo. Ma erano lì a leccare il culo perché volevano la notorietà in qualche modo. Quindi uno spera di vendere due libri, l'altro spera di fare quattro like e invece ti... Mamma, quanti schiaffi, perché tanti schiaffi. Tu chi vuoi menare invece oggi, Letizia? C'è qualcuno a cui vuoi dare, non so, una coltellata in un piede? Ma io credo che lei sia dalla mia parte oggi, sai? No, su questa roba sì. È vergognoso. Tu vuoi mica cercare quello che ha messo sotto tua moglie in moto? Torino, così per fare delle altre minacce. Non lo so, io in questo momento sto pensando al sangue, quindi devi fare le analisi? No, perché visto che prima si parlava di questa Milano che non è assolutamente pericolosa, mia moglie è stata aggredita a un semaforo 10 minuti fa perché stava per passare con la bicicletta mentre uno passava con lo scooter. Questo l'ha inseguita, speronata, fatta cadere col cane. Aia. Poi è andato là chiamandola troia e puttana, gli ha detto adesso mi chiedi scusa, le ha detto adesso chiamo i carabinieri, prima che arrivano t'ammazzo. Questo è un uomo che girava anziano. Dove? Su uno scooter. Dove? Qua a Milano. Aia. Secondo me era di Monza. Io spero però che mia moglie abbia preso la targa. Sì, perché stasera ci divertiamo. Stasera mangio carne, te lo giuro. Te lo giuro che mangio carne di spero uno col motorino. Spero che mia moglie abbia preso la targa, te lo giuro. Bene, e Antonio, tu chi odi oggi? Noi. Io adesso picchio voi perché non posso, mi state facendo sforare. Cambia la scenetta, mettila più corta, no? Era bella questa. È bella? Questa è bella. Se è brutta, sai che finisci malissimo. Perché io mi sfogo su tutto quello che è successo nel mondo contro di te. Voglio le coltellate, vado. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Non trovano questo cazzi. È Mai. Tesori nascosti con Franco e Francesco. Non esiste proprio.
Ciao a tutti e bentornati a questa nuova ed entusiasmante stagione di Walking Dead. Ma no, Francesco, siamo su Tesori Nascosti. E Walking Dead? Non c'è. E allora chi sono quegli zombie che ci vengono incontro? Come? Sono i tossicodipendenti della periferia di Los Angeles. Pipetta! Dove siamo? Siamo a una classica container war. Sì, vai! Ho portato anche le pistole! No, Francesco, scusa, cosa servono? Per rubare i container senza pagarli! Bella idea! Eccoci amici, siamo riusciti a rubare un container. Ma come? Sì, a quel ragazzo con le stampelle. Ma no, per fortuna è anche cieco, così non può neanche riconoscerci. Sei un grande, Fra. Grazie, Fra. Ma vediamo cosa c'è dentro. Sì, Francesco, ma basta sparare adesso. Ancora uno, dai. Guarda, ho preso un gabbiano. No. Cazzo, che mira. Quanti scatoloni! Guarda questo, Franco, ci sono dei fornelletti da campo! Che colpaccio, varranno almeno $3 l'uno! Wow. Sì, quindi 3 più 3, 6! Esatto! E guarda anche qui, c'è uno scaffale pieno di solventi! Ma che strano! Cosa sono queste? Sembrano bottigliette di vetro, ma sono bucate! Non lo so, ma questi solventi sono buonissimi! Senti, Fra, chiamo Rick, tu continua a sniffare i solventi! Ci puoi giurare, Fra! Mannaia, che cagatoio c'è squepetare! Ma dove avete portato? Ma sembra in queste poste fetre, fa un caldo, c'ho tutta la ricca del culo sudato, sembra il sopracciglio verticale della Nike. Che posto di merda, mai un 5 stelle, mai. E poi con tutte queste tossici di merda che mi inseguono, che cazzo vogliono queste fattone da me? Vabbè, Lui è Rick Salieri, l'esperto. Senti, cosa? Vabbè, che mi avete portato oggi, ragazzi, dai! Allora, Rick, abbiamo trovato delle cose fighissime, guarda! Sei migliorato dall'ultima volta. Hai fatto un basso evolutivo in avanti, te vedo. Vabbè, fatemi vedere, dai. E questo che sto fornelletto da campo? E che cazzo me lo devo fare io, che sono messo in niente, devo scalare un K2? Rick, ma qui ci sono anche dei solventi e delle bottigliette in vetro. Non è che sono cose che si usano per la droga? Ah, quale cazzo delle droghe? Come no? No, questi è un get standard per il campeggio in altura, in alte montagne, quelli che fanno Everest, queste cose. Il fornelletto qua serve che ti fai i tortellini la sera, magari c'è un po' di nostalgia di casa. E bottigliette, queste col buco, servono per bere, che l'acqua è buona e ci stanno esercendo, no? E scusa, il buco? Il buco sulla bottiglietta, è per l'area di montagna. Che così quando bere ti ossigeni anche meglio. Se vai in montagna anche per quello, che ti fa bene ai polmoni. Sono quasi sicuro di questa cosa. E io pensavo che era per bere in due. Potrebbe anche essere. È una mini grolla. E questi valdostani lo fanno spesso. Ci mettono dentro a grappa il bobbo. E li sta bevendo in due. Chi si ubriaca nel primo per? I solventi! I solventi che servono per pulire l'attrezzatura. Tu hai mai visto un alpinista tutto sporco? Montagna va rispettata, che cazzo. Sono quasi sicuro di questa roba. Ma ragazzi, a titolo informativo, chiedo, non è che per caso avete trovato anche dei cristallini, delle pietruzze, delle cosine che sembrano un minerale da quarzo? Tipo questi, Rick? Esatto! Proprio questi cristallini. Non lo toccate, $1000 le prendo io, ve ne dovete andare fuori dal cazzino. Wow, che affare! Non sparare che vengono giù le valanghe, poi! Vabbè, ciao ragazzi! Ciao, io sto qua con i cristalli. Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti. Mamma mia. Ma dove hanno trovato questa metanfetamina? Beh, sembra di essere in un negozio di Swarovski con tutti questi cristalli. Vai. E vabbè, accendiamo. Vai. La pepettina. Che botta forte. E mo che minchia è tutta questa gente? Perché mi guardano? Perché mi guardano la pepetta? Ragazzi! Ragazzi! E fattore ma vogliono bere! Tutti i denti! Ragazzi, stanno in zombie! Pipetta! Vogliono comprare la pipetta! Ragazzi!
Beh, se vai a San Francisco è così, mamma mia, com'è ridotta, che peccato. Anche Rapallo. Che gran peccato, che gran peccato. No, era bellissima San Francisco. Era stupenda quando ci siamo andati noi. Ci sono tutti questi qua fatti di crack, anfetamina, robe varie. Che peccato. Colpa della sinistra. È vero. Sinistra americana. Quella è sempre colpa vostra. È sempre colpa vostra. C'è sempre uno che l'aveva già detto prima degli altri. È vero o no? È vero, lo dice anche Gabibbo. Paolo, c'è una roba su cui io e Fabio siamo sempre d'accordo. Rapallo. Che tu sei strunz. Categoria tedesca. Sì. Sei contento? Non so come rispondere. Come lo sai? È una gag talmente forte che mi ha posto in una posizione di svantaggio. Andiamo in qualche reality show, hai voglia? Sì, dai, facciamoci quattro salti in padella. Dai, andiamo da qualche parte. Ballando. Lui arriva, si prende il maestro e tutto. Io vuole il sangue. Io faccio due passetti, vinco tutto. Dai, andiamo a ballando. Andiamo ballando. Lui andiamo si allena con Wender. Sai che Wender va lunedì. Vero. Cazzo, quando è che andiamo a ballando? Mai, ci sentiamo domani. No, dai Marco, devi venire. Alla Valera, torniamo tutti fatti già di lunedì. Balliamo tanto, ci divertiamo. Ma dov'è? All'Ortica. Sì, c'è anche nella canzone degli Annacci. Ma ci sono i vecchi che ballano? No, sono tutti ragazzi. Noi siamo i vecchi. Hanno la nostra età. Ah sì, Cioè, sono i vecchi che ballano. Io c'ho 20 anni. No? Ben gamba. Sembra un ventenne. No. Si vede che sono vecchio. No, vecchio no. Adulto. Però, dici che. Proprio. Quindi domani. Ok. Allora, tingere la barba. No, ciao. Che tingi? Ma sì. No, tingi le metà. Nero Corvino mi fa. No, tingi a metà la Pierrot. Morte come leone, sai che si faceva? Sembrava una testa di torta. Stupendo.